Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zeb89. Finalmente, dopo un secolo, dopo un'eternità, mi sono comprato 200.000 iscritti. Cioè, nel 2016, chi è che non ha un mano? Ah, tu? Ma tu non sei uno youtuber. Allora, oggi parleremo di Digimon, Oh! l'azienda che ci ha portato un'insalata russa di monnezza. Mi sento in condizione di dire che, secondo il parere di tutti, questi giochi erano. Preferirei camminare scalzo su dei pezzi di lezzi di pego di Minecraft. Proprio spiai piatai proprio oddio, è rimasto in piedi da morto. Sono deprimenti quanto il numero di Pollici del pacocero su Facebook. Sì, ci hai azzeccato. Pensi sì. Ogni quadrato corrisponde ad un quadrato. Guarda che lardo. Cosa? Asosa! Allora, intanto hanno questo Mike the Ass. Quasi completamente privo di animazioni, che si sposta a destra e a sinistra. Sprite Invaders. No, a parte che il gioco, secondo tutti, fa schifo. Non è che dici, c'è una parte di gente che dice che punto! Una fragranza di zolfo inconfondibile. Almeno hanno smesso di inserire i link alle palle giganti di rinoceronte. Prendi i miei soldi! Prendi i miei soldi! Assieme i miei soldi! Assieme, prendi i miei. Sentite questa musica spettacolare. Cosa? Assosa! Oddio, come sale! E adesso voglio scoprire che gioco è questo. Non è possibile! Ma che suoni sono? E soprattutto, ma che cazzo di diavoli sono? consulta l'istruzione per capire perché questo oggetto è uno sventolio di piscio nel muso. Finalmente avete creato un gioco che chiamarlo gioco sarebbe un metodo. Oddio, una scimmia che piscia addosso a Cristo, morto. E un trailer come questo non può che averti ovviamente convinto di acquistare il prodotto. Ma come ci fa? Una scimmia con uno stronzo ci ha mangiato l'indiano prima di fare quella foto. Questo è tutto e noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.